Monsignor Gregorio Montillo, una giornata particolare per tutta la comunità di Montepone, oggi in arrivo la reliquia di San Francesco. Sì, i monteponesi sono molto devoti di questo santo, quindi ci tengono da sempre praticamente, e molti emigrati ritornano volentieri appunto per essere presenti a questa festa che ogni anno viene anche un po', diciamo, solennizzata per la presenza di una reliquia del santo di Paola, il quale naturalmente è nel cuore di tutti i calabresi, però diciamo la presenza anche di qualcosa palpabile, come per esempio il dito di San Francesco che praticamente corrisponde a questa reliquia, ecco, ci raccoglie, diciamo, di più, perché noi siamo persone sensibili, persone che vogliamo, vediamo, vedere e toccare, anche se questo non è proprio il clou della fede, perché Gesù ha detto: d'ora innanzi vale beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno. Comunque è un santo molto amato in Calabria, con queste ricorrenze spesso dei paesi. Eh sì, se noi pensiamo che praticamente per 400 anni dopo San Francesco non c'è stato nessun santo ufficialmente, allora notiamo che importanza ha questo santo per la nostra terra, anche perché il santo è di una modernità straordinaria, prima di tutto per il suo appello alla sobrietà, alla giustizia. Basta pensare soltanto al miracolo che ha fatto a Napoli, dove il re gli offriva un cofanetto pieno di merenghe d'oro e il santo ne prende una, la spezza e esce fuori il sangue. E gli dice: oh, questo è sangue dei tuoi sudditi. Questo ci dovrebbe, diciamo, scuotere sul senso di giustizia, soprattutto nei riguardi dei poveri, degli ammalati, degli extracomunitari, di tutti coloro che soffrono per qualsiasi motivo. E qui San Francesco è veramente un grande, diciamo, uno che ci indica veramente la via. D'altronde è il motto della sua vita, lo porta sul cuore, no? Caritas, amore. Ed è bellissimo, mi piace tanto una sua espressione, e gli dice in fondo: omnia vincit amor, l'amore vince tutto. Bello, e quindi anche per noi oggi questo è di un'attualità, diciamo, straordinaria. Nella stessa giornata è stata riaperta al culto la chiesetta della Dolorata e sentiamo in presa diretta il sindaco di Montepaone, Mario Migliarese. E con profonda emozione che oggi, da sindaco di Montepaone, ho il piacere e l'onore di salutare i numerosi concittadini presenti alla riconsegna al culto della Madonna della Chiesa della Dolorata. Inoltre, e con immensa gratitudine, che porgo i miei cordiali saluti a Monsignor Gregorio Montillo, vicario del Vescovo, e il nostro Compolicato. La realizzazione dell'opera è il frutto dell'impegno sinergico profuso da questa amministrazione con le autorità ecclesiastiche. Infatti, già da circa 15 anni si tentava il recupero di finanziamenti persi. Negli anni, ed in ultimo al mio insediamento, il diniego da parte della Cassa Depositi e Prestiti a concedere un mutuo per mancanza del titolo di proprietà. Infatti, il finanziamento era stato concesso al Comune per un bene non di sua proprietà e la banca non poteva concedere l'erogazione del mutuo. Di fronte a tale difficoltà, questa amministrazione non si è data per vinta e, per non perdere il finanziamento, ha destinato le somme originariamente concesse per il restauro della chiesa alla riqualificazione del centro storico. Nello stesso tempo è stata avviata una nuova pratica di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e, grazie alla preziosa collaborazione delle autorità ecclesiastiche che hanno accettato di concludere un contratto di comodato d'uso, il rimborso delle rate avverrà utilizzando le quote delle opere di urbanizzazione destinate alla Chiesa. Di tutto ciò siamo orgogliosi, di tale sinergia
apprezzata dalla Cassa Depositi e Prestiti, di cui pubblicizza molte parole per la riuscita di tale operazione in tantissimi comuni di tutta Italia. Perché il problema che ci siamo provati a risolvere era condiviso con molti altri comuni. Ma tutto ciò è stato possibile grazie soprattutto al lavoro avviato nel tempo dalle istituzioni coinvolte nella realizzazione dell'opera. Pertanto mi corre l'obbligo di ringraziare intanto la sovrintendenza ai beni culturali di Cosenza, nella persona dell'architetto Lomelli, i progettisti rappresentati oggi dall'architetto Longo, il quale ha redatto il progetto di restauro e consolidamento per il recupero e conservazione, e infine le maestranze. Posso dire che una delle soddisfazioni più importanti per un amministratore è riuscire a tramandare alle generazioni future opere che i nostri antenati hanno creato per noi. Con questo importante intervento posso affermare che siamo riusciti in questo intento e oggi restituiamo ai fedeli la Chiesa Addolorata, a cui tutti i montepronesi sono profondamente legati, riportata ai suoi antichi splendori. Viva Montepone!